Ma che cos'è quello? No, è vero, nel giardino c'è un pony. Sì, e in piscina c'è un elefante. La mia amica del cuore. Io ti voglio tanto bene. Ma che cos'è quello? Ma con che cosa sta giocando Giorgia? Ma quello è un cavallo. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi che è domenica, mi voglio rilassare e giocare. Intanto ho fatto tutti i compiti, poi ho rifatto tutta la camera. Adesso non mi resta che vestirmi perché così sono inguardabile. Questo qui è l'outfit che ho scelto per andare fuori a giocare. Se vi piace lasciate un bel pollicione. Appena sono pronta chiederò al babbo se posso andare fuori a giocare. Tanto non mi potrà dire di no perché sono stata bravissima. Adesso mi devo cambiare, però voi non mi potete vedere. Ciao! Sono pronta! Adesso non mi resta che andare a chiedere al babbo se posso andare fuori. Babbo! Dimmi Giorgia! Vuoi venire fuori a giocare con me? No, Giorgia, ma mi dispiace, devo lavorare. Babbo, ma oggi è domenica, lavoro anche oggi? Giorgia, mi dispiace, lo so, però c'ho tanto lavoro accumulato e lo voglio recuperare. Anzi, a proposito, ma i compiti l'hai fatti tu? Sì, babbo, ho fatto i compiti e ho sistemato la camera. Ma sei stata bravissima, grazie. Un bacio. Allora, facciamo così, Giorgia, te vai fuori a giocare. Io appena finisco, penso 20-30 minuti, ti raggiungo e si gioca a palla, giochiamo con la piscina, giochiamo con quello che ti pare. Va bene. Va bene? Vai. Quello. Ma quello è un cavallo! No, anzi, un mini cavallo! No, neanche! È un pony! Lo devo subito dire al babbo! 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 Dimmi Giorgia, sei di nuovo qua, dimmi, cosa è successo? Nel giardino c'è un pony! Ma Giorgia, dai, in giardino c'è un pony. Che ci crede? Nessuno, dai. Lo so che mi vuoi portare fuori a giocare, ma non posso, devo lavorare. No, papà, è vero, nel giardino c'è un pony. Sì, e in piscina c'è un elefante. Giorgia, dai, tu mi fai perdere tempo. Più tardi vengo fuori, quindi dai, Giorgia, vai a giocare fuori, vengo dopo, dai. No, papà, ma è vero. Giorgia, non ti credo, ok? Mi fai lavorare per piacere e puoi andare per piacere? Va bene. Uffa, ragazzi, il babbo non mi crede mai. Lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale. Ora andiamo a vedere se è ancora lì. Ragazzi, è ancora lì, guardate, è proprio lì. Ma io non capisco, ragazzi, che ci fa un pony nel nostro giardino? Però non mi interessa perché da tanto che ne voglio uno di pony. E ora ce l'ho proprio qua in giardino, tutto mio. Oh, che carino. Oh, è troppo bello. Wow, ma sarà un maschio o una femmina? Boh, non lo so. Ciao, come sei carino. Ma che morbida che è. Ah, che carina. Allora, ho deciso, te sarai una femmina e diventerai la mia migliore amica. Che carina. Ti devo dare un nome. Che nome ti posso dare? Teresa? No, non mi piace. Aurora? No, nemmeno. Ti chiamerò... Che idea! Bloom! Però Bloom, devo stare attenta che il babbo non ti scopra perché di sicuro non ti farà rimanere qua. Ma mi sa che c'hai fame. Che cosa possono mangiare i cavalli? Se voi ragazzi lo sapete, scrivetelo nei commenti per favore. Bloom, aspetta qui che lo vado a chiedere al babbo. Babbo! Di nuovo qui, dimmi Giorgia che c'è questa volta? Ma secondo te cosa mangiano i cavalli? Che domanda è? Perché me lo chiedi? È così, a caso. Ah, vabbè, allora aspetta, che cosa mangiano? No, l'insalata la mangia la tartaruga. Forse mi sa di aver visto in televisione che i cavalli mangiano le carote?
Però non saprei, Giorgia, perché io non ce l'ho un cavallo, quindi non lo so. Ah, va bene, ok. Vai. Ah, è proprio strana oggi. Dove potranno essere le carote? Forse in questo cassetto. Vediamo, eccole. Trovate. Una. Due carote, perfetto. Giorgia? Eh? Ma che ci fa con due carote in mano? Babbo, devo fare merenda. Con le carote? Eh sì, babbo, perché non le posso mangiare? No, no, vabbè, le puoi mangiare. Va bene. Ma di solito mangia i plum cake, oggi le carote. Boh. Ma basteranno due carote a un cavallo? Boh, vabbè. Lu, guarda cosa ti ho portato, la carota. Vieni. Tieni anche questo. C'aveva proprio fame. Mi sa che una carota non gli basta. Adesso se ne do un'altra. Lum, ecco un'altra carota. Tieni. Allora ti piacciono le carote? Che carina. Vieni, fate un giretto. Ti voglio bene. Oh ragazzi, che bella giornata, sembra quasi estate. Apriamo le finestre e facciamo respirare la casa. Non vedevo l'ora che arrivasse il bel tempo. Ma che cos'è quello? Ma con che cosa sta giocando Giorgia? Ma quello è un cavallo? È piccolino. Un pony? Ma cosa ci fa un pony in giardino? E soprattutto perché ce l'ha Giorgia? Salvo! 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 Allora, Salvo! Ma che c'è, Cinzia? Ma può essere che oggi non mi riesce a lavorare? Tre volte mi ha chiamato Giorgia. Ora te, dimmi, cosa c'è? Hai visto cosa sta facendo Giorgia fuori? No, non l'ho visto. Starà giocando. L'ho mandata fuori a giocare. Sì, Salvo, sta giocando. Ma sta giocando con un pony! Come con un pony? C'è un pony! Le carote. E poi me l'aveva anche detto che in giardino c'era un pony. Però che stai a credere con queste cose? Quindi c'è veramente un pony in giardino? Eh sì, Salvo. Andiamo a vedere. Andiamo. Ma che carina che sei. Sei troppo carina, Bruna. Cinzia, ma quello è un pony nel nostro giardino. Te l'avevo detto io. Ora ci credo. Entriamo e vediamo che cosa possiamo fare, perché non si può lasciare lì i pony, no. Andiamo. Salvo, qui bisogna trovare una soluzione, ma che si fa? Sì, sono d'accordo con te, perché non possiamo lasciare i pony nel giardino, perché mi mangia tutta l'erba e io ci ho impiegato un anno a curarla e poi mi fa le cacche, che non sono piccole, sono grosse così, quindi bisogna trovare subito una soluzione. Dai Salvo, andiamo a chiamare Giorgia e proviamo a spiegarglielo. Ok, non sarà tanto contenta. Lo so. Oh, ma che schifo, Bloom! Hai fatto la cacca! Adesso che glielo dici al babbo, che schifo! Giorgia! Giorgia! Sì? Giorgia, dai, tanto non ce la fai col tuo corpicino coprire i pony. L'abbiamo visto. Giorgia, ma che ci fa un pony nel nostro giardino? Non lo so, l'ho trovato. Ok, però vieni con noi, lascialo lì, che ne dobbiamo parlare, perché non si può tenere i pony in giardino. Va vieni bene. Un attimo. Giorgia, allora ti spiego, il pony non è il nostro. Io non so neanche come fa a essere nel nostro giardino. È probabile che sia scappato a qualcuno e questo qualcuno lo sta anche cercando e non sa dov'è. E secondo me bisogna cercare la persona che l'ha perso. E non si può tenere un pony in casa. No, babbo, ti prego, io lo voglio tenere in casa. Siamo diventate migliori amiche. È da tanto che lo desideravo. Fammelo tenere, ti prego. Giorgia, ma non lo possiamo tenere, Giorgia, ma non è un cane, dice, vabbè, lo porta a guinzaglia a giro, è un
cavallo, un pony, però è grosso, non si può tenere. E poi mi mangia l'erba, fa la cacca, non si può lasciare un pony in giardino, Giorgia, dai. Ma poi Giorgia, dove lo teniamo? Non abbiamo lo spazio. Ma come, babbo, con tutto questo giardino immenso non c'è spazio? Sì, forse c'ha ragione. Però Giorgia, i pony non è il nostro, non lo possiamo tenere. No, lo sapeva che andava a finire così, Cinzia, lo sapevo. Dai, babbo, ti prego, babbo, dai. Ti giuro che farò la brava e non scapperò da scuola e non tornerò mai più con un'insufficienza. Ti prego, babbo. Giorgia, guarda, non lo possiamo tenere, non lo possiamo tenere. Dai, no. Giorgia, amore, ma te ne rendi conto che magari c'è il padrone che lo sta cercando, quindi io direi che la cosa più sensata da fare è telefonare alla protezione animali. No, io lo voglio tenere! Dai, Salvo, lo sai anche te che è la cosa più giusta. Lo so che è la cosa più giusta, e poi te l'ho detto, non lo voglio tenere in giardino. Aspetta, Ok. Pronto? Protezione animali? Ok, senta, e noi ci siamo trovati oggi pomeriggio con un pony nel nostro giardino. È possibile venirlo a prendere e magari trovare chi è il proprietario? Ok. Sì? Come no? Ok. Va bene. Ok. Bene, però vi raccomando, fatevi sentire. Arrivederci, grazie. Allora, Salvo, che hanno detto? Che hanno detto? Vieni, così lo sente anche te. Giorgia! Giorgia! Che ti hanno detto allora? Allora, ho chiamato la protezione animali e mi hanno detto che non lo possono tenere perché non hanno spazio. Che bello, sì! Blu, ma almeno puoi restare con me. Blu, potrai restare con me e io potrò giocare con te tutta la settimana. Ragazzi, speriamo che non lo troveranno mai il padrone. Almeno potrà rimanere con me per sempre. Ti voglio tanto bene, Brum. Ti posso portare a pascolare, in giro, puoi mangiare tanta erba e anche le carote che ti piacciono tanto. Che bello, sì. Ragazzi, io spero tanto che venga a prenderlo quanto prima, perché sta facendo già le cacche dappertutto. Allora ragazzi, mi sa che dobbiamo chiudere questo video. Mi raccomando, continuate a seguirci, così magari vedrete l'evoluzione, se sono venuti a prenderlo, se rimane a casa nostra, spero di no. Quindi se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e come sempre, se ancora l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale. Io e Giorgia e Bloom vi salutiamo con un grande wow!